cose dell'agenzia delle entrate non fanno più del male, sono qua solo a memoria. Non vi applicheremo nessuna tassa. Esatto. Sostanzialmente le vostre donazioni per il recupero della caserma Gonzaga, che dopo un percorso di tre amministrazioni è stata acquisita dalla nostra, ma l'iter è passato attraverso l'iniziativa dell'amministrazione Mussini e poi dell'amministrazione dell'Anna Compagnoni finché è arrivata a noi. Abbiamo dei tempi strettissimi per poterla acquisire nel senso che dobbiamo provvedere al completo recupero entro 2 anni da oggi, perché un anno è già passato, della struttura. Quindi la provocazione della mostra è legata anche alla necessità di accelerare i tempi e di mettere in rete le risorse. Io voglio ringraziare in particolare tutti gli amministratori locali del mio paese o della mia città, ma anche di tutta la rete, perché hanno messo tra le priorità del distretto della creatività e del progetto Oltre Expo l'iniziativa legata al recupero di questo immobile. E quindi la mostra non è fine a se stessa, ma è collegata ad un disegno di recupero culturale dell'intero territorio e di rilancio turistico.
La seconda questione è legata anche al valore del premio. Noi abbiamo riflettuto molto sulle opere e abbiamo cercato di dare un segnale mazzolaniano di provocazione, di rottura, nella designazione di un'opera che sicuramente può sembrare anche un pugno nello stomaco nel senso del segnale, ma si adatta a quello che è il tempo che stiamo attraversando ed è legato alla necessità che insieme ai valori spirituali, e noi ci crediamo perché è felice l'occasione dell'elevazione agli altari di Don Primo e della causa di beatificazione che è in corso e il premio a lui dedicato, significa per noi molto questo riconoscimento che è in itinere e attorno al quale pensiamo e speriamo si possa generare un'attenzione ai massimi livelli competenti. Però c'è anche un problema di una realtà che ha bisogno di vivere, ha bisogno di lavorare, ha bisogno quindi di un'economia, ha bisogno quindi di rilanciarsi, non più una situazione di depressione, una situazione di continue crisi aziendali, una situazione di mancanza di lavoro, una situazione di continue persone che allungano la lista della povertà di questa città. Quindi il premio oggi è stato vissuto nel suo valore artistico ma anche nel segnale che ha voluto dare. Io ringrazio i giurati perché hanno voluto fare emergere questo aspetto, che non è un piagnisteo, perché siamo orgogliosi, perché ringraziamo gli sponsor che hanno pensato, nonostante la crisi, a sostenere il premio, però dovevamo dare un segnale diverso e abbiamo cercato di farlo. Io ringrazio questo ragionamento anche di novità. Noi non vogliamo interrompere rispetto al passato, abbiamo avuto già occasione nell'altra inaugurazione di dirlo, però è necessario che si facciano avanti anche dei fermenti nuovi, delle tendenze nuove, delle possibilità nuove all'interno del mondo artistico. Ecco, abbiamo voluto dare anche questo elemento di continuità, ma anche di innovazione, che sono due elementi importanti per dare anche una fiducia e una speranza alle nuove generazioni. Grazie per la vostra disponibilità e anche per l'attenzione con la quale accompagnerete questo nostro percorso. Proprio due parole per poter entrare subito nel merito del premio. Io, in continuità con quanto diceva il sindaco, dico che è molto bello che questa eredità del premio adesso venga, attraverso questo passaggio di testimone, venga affidata dei giovani. Dei giovani che da questo bozzolo, che da questo cucun che è bozzolo, vogliono far nascere una, veramente una nuova modalità di vedere il mondo, una nuova economia, una nuova cultura. E quindi ecco come, come non si poteva meglio interpretare il primo bozzolo proprio con la nascita di questa associazione, con la ristrutturazione di questi spazi, con una mostra come quella che vedrete, veramente di grandissimo livello, tanto che davvero è stato difficile la selezione, e quindi ecco che riparte da questo bozzolo, ecco, da questo cucun, il ringiovanimento, la rinascita, proprio all'insegna di Don Primo Mazzolari, di un nuovo mondo che non è minore perché è nei territori periferici, ma proprio nei territori riprende il proprio vigore e riesce a dare un segnale forte a tutto il paese e non soltanto. Un grazie di cuore quindi al nostro presidente, a tutti i giovani che hanno lavorato con lui, alla giuria che, con cui abbiamo discusso di che significato aveva il premio Bozzolo nel 2015, a Vincenzo Denti, al professor Vincenzo Denti, che veramente è stato un pochino l'elemento catalizzatore di questo progetto, lo ringrazio davvero di cuore, e a tutti voi che qua con la vostra presenza, gli artisti in primis, testimoniate la vitalità di questo premio. Grazie. Io in realtà devo fare soltanto un paio di ringraziamenti. La mostra di sopra da vedere
preferisco che siate voi a guardare le opere, a sfogliare il catalogo, e le opere si raccontano. Forse anche questa cosa qui è un passaggio importante, una cosa di questo tipo. Io però devo ringraziare gli artisti, perché li abbiamo veramente perseguitati. Sono andati ai loro studi, abbiamo cercato di seguire il percorso creativo dell'opera che era in concorso, che è stata obbligatoriamente legata al tema del dono, che è un tema estremamente difficile e poco indagato dagli artisti contemporanei. E invece ho trovato veramente delle risposte inaspettate, di grande sensibilità e veramente molto raffinate. E in fondo devo per forza ringraziare i ragazzi di Cocoon, perché in realtà questi ragazzi hanno avuto un coraggio notevole. Hanno raccolto un seme di cultura e di speranza che è stato piantato da altri tanto tempo fa. E non era facile. Io penso che sarebbero piaciuti veramente molto da un primo. Siamo fuori programma. Fuori programma, io voglio davvero ringraziare l'amico Bottoli, che ha già omaggiato e ha intenzione in futuro ancora di fare per di cose belle, ecco, graziose e storicamente importanti. Lui è il figlio del famoso pittore Aldo Bottoli, e qui ci ha dato un dono di un catalogo, di una mostra che è stata fatta nell'85 e un'altra si fece a Mantova. Voglio dargli la parola perché c'è un senso di continuità nell'opera artistica e quindi anche un segno di affetto rispetto a quello che rappresenta a livello dell'arte. Non sta bene illustrare le opere di Emedeo Rossa. Dico solamente che è stato allievo di mio padre e nei suoi cataloghi, in tutte le sue manifestazioni pittoriche, ha sempre voluto ricordare che la scuola d'arte, l'amore per la pittura, gli è stato insegnato da mio padre. Io di lui ho un ricordo molto piacevole, anche perché quando Amedeo Rossi era a scuola di pittura da mio padre morì nell'aprile del 51 e lui si prestò molto generosamente e molto elegantemente ad aiutare la mia famiglia. Mio padre morì che non era ancora maturato il diritto alla pensione, si trovò mia mamma vedova, due bambini di 8 e 10 anni, mia nonna di 70 anni senza nessuna pensione. Nel 51, finita la guerra, c'era miseria dappertutto e soprattutto anche a Bocca. Lui allora cosa fece? Fece a spese sue incorniciare una settantina di quadri che erano presenti nello studio di mio padre alla sua morte e li mise in mostra nella sala che attualmente, dove attualmente c'è la Banca Agricola Mantovana, Montebarchi, insomma, per capirci. E ne curò la vendita, offrendole agli amici, agli amanti della pittura, a chi allora poteva disporre di denaro per acquistare quei quadri. E il ricavato permise alla mia famiglia di proseguire per un po' di tempo, non nella fame con F maiuscolo come poteva essere, ma un po' più elegantemente. Il suo modo elegante di fare questa carità, questo aiuto, è stata una riconoscenza a mio padre che gli ha insegnato a dipingere, al quale lui riservò sempre molta attenzione. Un breve ricordo personale. Procediamo con la premiazione del vincitore del premio per questa edizione del 2015. Io cosa volete che vi dica? Sono contento che ci sia tantissima gente. È stato faticoso, ma vedervi è una grande soddisfazione. Come si suol dire, usando francesismo, siamo fatti un mazzo così. Ma poi queste cose ci ripagano di tutti gli sforzi che abbiamo fatto. La mostra è di sopra da vedere, appena sopra dalle scale c'è l'omaggio ad Amedeo Ippolito Rossi. Ci sono 5 opere che abbiamo selezionato per voi e che ci sembravano rappresentative della sua opera. Speriamo vi soffermate anche su queste, ma il premio c'è da vedere, da vivere in queste 3-4 settimane che rimarrà aperto.
tornate, riguardatevi le opere, perché valgono veramente la pena di essere viste più volte, secondo me, perché io l'ho vista tante volte e ogni volta vedo qualcosa di nuovo. E Gianfranco Ferrisi, che è il direttore del MAM di Gattone Ripoldi, che è stato giurato per questa edizione assieme al presidente della giuria, il sindaco, assieme a Francesca, assieme al professor Massimiliano Valdinoci dell'Accademia di Belle Arti di Verona, e assieme a Elisabetta Buzzagli, che è una curatrice di diverse mostre in giro per Italia e il mondo. E gli darà due motivazioni del perché è stata scelta la vincitrice. Intanto sono velocissimo, abbiamo avuto una discussione intensa, ci eravamo soffermati alla fine su una rosa di soltanto due donne. Una era Veronica Sozzi, che ci ha incantato con la sua capacità di dare forma al sublime con questi geni tempestosi, densi di tormento e anche di fenomeni atmosferici. L'altra era Valentina Ceci. Le motivazioni che ci hanno portato a premiare Valentina Ceci sono già state tutte espresse dal sindaco di questa comunità e quindi è inutile ripeterle. Io semplicemente inviterei Valentina Ceci. Posto? Grazie.